il volto di San Paolo da solo in un'icona, e poi l'immagine di San Pietro, e poi ancora Andrea e Giovanni. Un'emozione forte per quelle che gli studiosi ritengono essere le più antiche immagini degli apostoli. Una scoperta eccezionale, quella annunciata in conferenza stampa, alla presenza di Monsignor Ravasi, presidente della Pontificia Commissione di Archeologia Sacra. Risalenti alla fine del IV secolo, le icone erano nel soffitto di un cubicolo nelle catacombe di Santa Tecla a Roma. Noi siamo abituati per la pittura delle catacombe a delle pitture particolarmente vanidi, bianche, con pochi colori. Invece nel caso di Santa Tecla la grande sorpresa sono state anche appunto i colori che sono stati utilizzati per questa pittura, che sono particolarmente eccezionali.